devono essere coscienti. Non si può naturalmente imbrogliare la cittadinanza presentandosi che avrebbero fatto chissà quale cosa, non hanno fatto nulla. Ripeto, questa risoluzione si è distinta soltanto nel nulla, nel far nulla. Un'altra cosa importante è quella che dobbiamo essere tutti compatti a chi raddusa veramente. Deve avere quella forza di risorgere, perché ormai siamo in una situazione di grande difficoltà e questa difficoltà è la premessa per poter dire che morirà assieme a questa amministrazione. Noi non vorremmo morire, vorremmo risorgere e abbiamo in mente di fare grandi cose. Se avranno la capacità di dire no, vogliamo naturalmente passare alla spugna, vogliamo dimetterci, ci sarà poi la cittadinanza che deciderà chi dovrà governare questa nostra amministrazione. Questo è l'appello che faccio ai cittadini, l'appello anche, come detto in premessa, ai consiglieri: dobbiamo vigilare a che Ragusa non muoia. Deve soltanto avere la capacità di incominciare a riprendersi, ma la ripresa sicuramente incomincerà con le nuove amministrazioni che dovranno dare una nuova, naturalmente, compagine amministrativa. Grazie a Sallucci che mi ha dato questa possibilità e credo che questo strumento che ha messo in moto sia l'elemento indispensabile di contatto tra il Consiglio Comunale, Raddusa e i cittadini e che possa veramente essere sempre letto perché, come mi dice Sallucci Paracino, è il Sì, Tommaso, il portale delle Il comunicazioni. portale di comunicazione. Questo portale deve essere, diciamo, la posta continua che noi consiglieri ci impegniamo naturalmente a fornire e dare notizie. Sallucci, nella sua capacità di divulgare queste cose, perché è indispensabile che i cittadini sappiano queste cose, questa verità. La verità è che siamo in un buio, diciamo, incalcolabile, siamo un vicolo cieco, ma dobbiamo avere la forza di uscire da questo vicolo cieco e dare la possibilità a chi ha la forza, a chi ha la capacità, di poter naturalmente riprendere le redini e far risorgere Ragusa. Io ho notato che sia la festa del grano, come tutte le altre feste, sia in nome di Ragusa, ormai naturalmente viene dimenticato. Ragusa era il paese conosciuto in tutta Italia. Io mi ricordo che una volta, trovandomi sull'aereo alla Meridiana, c'era proprio il fascicolo della festa di Ragusa e c'erano anche le attività, c'era riportato anche quello che si chiama il Museo del Tè e del grano. Oggigiorno naturalmente si è perduta la festa del grano, si è perduta anche le varie tradizioni, si sta perdendo tutto. Ragusa, tra i paesi della regione Sicilia, era il primo paese che aveva in percentuale per la sua popolazione, il primo paese che aveva finanziamenti più elevati, cioè dire in tutta la Sicilia. Ragusa spuntava in prima pagina per aver avuto finanziamenti. Ora, guardando quel, diciamo, libro che ogni anno fa la regione, non spunta più Ragusa nemmeno di un'opera, mentre era il comune più finanziato come opere, cioè dire in classifica era il primo, benché piccolo, era il comune che aveva ricevuto più finanziamenti per le opere pubbliche. Guardando quest'anno anche questo elenco che la Regione Sicilia fa ogni anno, non c'è addirittura nemmeno un'opera, quindi non possiamo noi permetterci, come consiglieri, come cittadini e come uomini responsabili, che si arriva a questo grande degrado. Grazie Sallucci e speriamo che questo strumento sia diciamo, visitato, visto da tutta la città.